Cari Heroes, bentornati, episodio numero 61 di Invest Hero Podcast. Ciao Hero, bentornati. Questo è un argomento davvero complesso particolare, un po' bizzarro, nel senso che è un argomento di cui non si è mai parlato, comunque si parla pochissimo. L'abbiamo un po' anticipato. Hai sentito fatto, all'estero? Dei podcast un po' più particolari e parlato di dei prodotti finanziari molto strani, di cui magari nessuno mai ha parlato. Com'è questo il caso? Noi siamo entrati in contatto con questo strumento finanziario, perché di fatti sì, alla fine di tutto è uno strumento finanziario. Uno strumento finanziario un po' particolare, con un imprenditore che ce ne ha parlato in uno dei nostri eventi networking che facciamo, che secondo me, lo ripeto, sono essenziali alla base per ogni investitore imprenditore, che ci diceva: no, io faccio questo, faccio questa attività, lavoro con, adesso entriamo, diciamo, un po' di hype. Io faccio, ma cos'è che è sta cosa? E ha iniziato a raccontarci di questo mondo incredibile, un mondo che non conoscevo assolutamente, che mi sembrava completamente astratto, troppo assurdo, ma che poi in realtà ho compreso informandomi, continuando anche il discorso con questo imprenditore. Ci siamo andati a pranzo e quant'altro, perché poi noi siamo persone insomma sempre molto curiose, che in realtà è proprio un mondo concreto, pratico e anche molto vicino a noi. Abbiamo deciso poi di fare questo podcast un po' perché va a chiudere la saga di economia ed ambiente, perché quello di cui parleremo in questo podcast c'entra proprio con l'economia e con l'ambiente in maniera perfetta. Cioè, questo è proprio uno dei è l'apoteosi dell'unione più importante, insomma, fa capire proprio il legame pratico tra l'economia e l'ambiente. E quindi abbiamo detto: va, chiudiamo questa saga con questa chicca super particolare. Ora, Steri, che cosa parliamo esattamente? Anche perché dobbiamo tornare un po' indietro. Sì, allora, dobbiamo prenderla un po' larga, nel senso, tornare indietro di qualche anno, nello specifico nel 1997. Mi sento Piero Angela in questo momento, tipo Alberto. Anche quel tono. Il tono, i gesti, no. Pensate a questa, mettiamo una musichetta. Bello, vai. Mamma mia. Dobbiamo risalire al 1997, Kyoto, Giappone. Fa la scena, vabbè, a parte questo, torniamo sullo stile di investire. Comunque, 1997, protocollo di Kyoto. Protocollo di Kyoto non è nient'altro che un trattato creato per dare delle linee guida dove vengono inseriti dei valori massimali di emissione di gas serra a livello internazionale. Questo è stato fatto nel 1997. Però l'applicazione effettiva di questo trattato, di questo protocollo, è stata possibile solo dopo il 2005, in quanto nel 2004 poi è entrata la Russia, hanno ottenuto i loro vari accordi e hanno potuto applicare questa cosa qua. Cosa succede? Succede che nel momento in cui è stato stipulato il protocollo di Kyoto, si faceva già presente che c'erano delle grosse problematiche a livello di inquinamento su tutto il pianeta Terra, e quindi si era compreso che queste emissioni dei gas serra, nello specifico di CO2, dovevano essere limitate. Questo valore viene spezzettato, ripartito a seconda dei vari stati, e questo valore di CO2 emessa viene definita in tonnellate di CO2. Quindi cosa succede? Questa ripartizione è naturalmente su base ponderata, cioè nel senso, un'Italia, per la dimensione che ha, per il livello di strutture industriali che ha sul suo interno, non può avere uno stesso valore rispetto alla Russia. Sono comunque ripartite in base a dimensione e ad altre variabili, altri fattori. Quindi, cosa può succedere? Può succedere che all'interno di questo singolo Stato, mettiamo caso l'Italia, ora mettiamo delle cifre così, tanto pur parler, ha un valore di 1000 milioni di tonnellate di CO2, fa 1200, quindi sfora questo valore. Cosa succede? Cosa può fare l'Italia nel momento in cui si ritrova questo surplus? Se non fa nulla, risulta multata. Esatto, cioè, perché poi quello che è stato definito sono, per gli stati che non riescono ad adattarsi e a rientrare sotto certi parametri, delle multe anche molto 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 importanti, sì, significative, impattanti. E quindi cosa è stato concesso e cosa possono fare gli stati poi per stare all'interno di questi valori? Hanno la possibilità, intanto, vabbè, la prima cosa che devono fare, che lo vediamo successivamente, è quella di dare delle linee guida alle proprie aziende inquinanti per ridurre l'emissione. Nel caso
anche questo non sia sufficiente, e poi lo andiamo ad approfondire perché proprio lì il succo e il centro del discorso di questo podcast, possono o avviare in collaborazione con dei paesi in via di sviluppo dei progetti etici, virtuosi, green, che producono dei crediti che compensano quei propri debiti di CO2, e già qui insomma è un discorso un po' articolato, ma è così. Quindi supponiamo che se io Stato faccio un progetto green in un paese in via di sviluppo dove, non so, riadatto una miniera di carbone a una fabbrica che produce in maniera più virtuosa elettricità, questo mi permette, avendo contribuito alla crescita di un paese emergente e all'ambiente, di avere dei crediti e di compensarli magari con i miei debiti in eccesso e quindi di non essere multato, un tema molto molto importante. La seconda cosa, ancora più particolare, è che uno Stato può andare su determinati exchange e andare ad acquistare questi crediti da stati che magari sono stati più virtuosi. Facciamo un esempio molto semplice: magari se Francia è riuscita a... proprio francese, vabbè. Ci ho litigato qualche settimana fa. Se Francia aveva un massimale di 1000, ha prodotto 900, ha un credito di carbon credits che potrebbe spendere di 100. Io Italia ho prodotto per 1100, posso acquistare i 100 da ste Francia per compensarci, e difatti lui ha avuto un incasso ed è stato comunque sotto i limiti. Io ho avuto un esborso perché ho comprato queste migliaia di tonnellate di crediti di CO2, difatti, e però sono riuscito anch'io a stare sotto il mio massimale, quindi entrambi non abbiamo preso multe, mettiamola in questo modo. E quindi che cosa succede? Che è stata creata proprio una borsa dove internazionale, dove vengono scambiati di fatto tonnellate di crediti di anidride carbonica. Cioè immaginatevi, è incredibile da pensare, una borsa dove l'anidride carbonica in tonnellate viene mi viene da dire cartolarizzata, comunque viene resa e trasformata a strumento finanziario, e ci sono stati che si comprano e vendono tonnellate di anidride carbonica, e questi sono diversi exchange al mondo, e questo è un po' il tema. Entriamo ora nel più piccolo e andiamo sempre più verso il pratico. Abbiamo detto inizialmente che una delle prime cose, e anche più pratiche, che possono fare gli stati per ridurre sensibilmente quello che è la propria emissione, è andare a dare delle linee guida alle aziende sul proprio territorio, che comunque hanno un impatto molto significativo, perché la maggior parte di questa anidride carbonica comunque arriva sicuramente dal settore industriale. E quindi io Italia prendo le mie 10, 20, 30, ovviamente parliamo di centinaia, migliaia di aziende che producono in maniera sensibile anidride carbonica, e a ognuna di loro do delle linee guida. Quindi la Fiat deve stare per esempio sotto appunto X di anidride carbonica, e altre fabbriche altrettanto. A loro volta le fabbriche, le aziende in Italia che cosa possono fare nel loro piccolo per avere la possibilità di non essere multati dallo Stato, che viene multato poi dall'Unione Europea, perché dobbiamo immaginarlo un po' come una matrioska, ok? Quindi ora siamo nel più piccolo, sì, ovviamente l'albero con i corvi uno sull'altro. Esatto, è così. A loro volta le aziende possono, la prima cosa è modellare il proprio modello di business per trasformarlo da un modello di business malato, un modello di business che non fa del bene all'ambiente, un modello di business insomma che danneggia la nostra terra, a un modello di business più sano, più virtuoso, che aiuta l'ambiente, quindi magari trasformare l'energia, cioè utilizzare altro tipo di energia, se era un'azienda che utilizzava soltanto elettricità che veniva, non so, dal carbone, da altre situazioni, e cambiare questo modello, oppure iniziare ad investire o creando dei dipartimenti di azienda che aiutano l'ambiente, che sono progetti appunto virtuosi e ambientalisti. E a loro volta anche le aziende come gli stati hanno magari un dipartimento, una parte di azienda che è in debito, quindi produce oltre la soglia che gli è stata ripartita dallo Stato, in questo caso dall'Italia, e altri magari dipartimenti di azienda che in realtà sono virtuosi, quindi hanno un credito, e compensando devono riuscire a stare sotto questo aspetto.
anche le aziende a loro volta che cosa possono fare? Laddove provando a modificare il proprio modello di business non riescono comunque, o alcune non vogliono volutamente, infatti ci sono alcune aziende insomma negative, cattive, pessime, mettiamole così, che invece che sottostare tutto questo decentralizzano la loro produzione in paesi che magari sono un po' sì, più di manica larga, che non hanno sottoscritto determinate situazioni. E vabbè, a noi quelle aziende non ci interessano, parliamo delle aziende virtuose che vogliono fare del bene, possono, laddove non riescono a modificare completamente il loro modello di business e quindi sforano, magari in alcuni anni, scambiarsi anche loro questi crediti di anidride carbonica all'interno di questi exchange. Quindi facciamo proprio un esempio super pratico, ste, di un caso tra l'altro che è successo in questi anni, clamoroso, perché credo che sia stata una delle più importanti acquisizioni di Carbon Credits, che tra l'altro si è sentita poco perché è un argomento che non fa notizia o comunque non se ne parla, però è molto molto importante e ci permette poi di ragionare in maniera diversa su alcune aziende, proprio praticamente nel lato finanziario, e di vedere magari anche alcuni business che non saremmo mai riusciti a vedere. No, assolutamente. Tra l'altro c'è anche un esempio per ogni punto toccato, tipo la variazione del business model. Mi viene in mente che entro il 2020-2022, siccome poi di anno in anno le percentuali di emissioni devono essere ridotte dell'X% e la maggior parte dei casi di queste aziende che vanno a portare queste emissioni sono aziende che portano all'utilizzo al privato di altre cose che vanno a aumentare le emissioni di CO2 nell'aria. Gli esempi pratici sono tutte quelle modifiche di business plan su aziende di autovetture. Quindi viene in mente Chrysler, viene in mente anche Nissan, che nel corso degli anni hanno inserito nel loro entourage di auto di tiratura ibrida, che comunque vanno ad abbattere le emissioni di CO2, perché come avevi detto precedentemente tu, è vero, il grosso lo fanno spesso le società, le aziende nell'ambito produttivo, però spesso anche il privato colpisce in maniera negativa le emissioni di CO2, quindi tipo quando in Italia vengono definiti determinati blocchi di traffico è solo per limitare queste soglie. Quindi cambiano il business plan le società, vanno a inserire nel loro gruppo auto delle auto a basso impatto ambientale con basse emissioni di CO2, ibride, ma la cosa più grossa che è successa è in ambito exchange. Esempio pratico, Fiat Chrysler in ambito europeo è a debito di carbon credits, ovvero nella sua produzione sfora il massimale. Cosa è successo? È successo che invece nell'ambito degli Stati Uniti Tesla, che risulta come azienda virtuosa per questo, è a credito di carbon credits. Quindi cosa succede? Succede che Tesla vende i carbon credits a Fiat Chrysler europea per andare a ripulire la situazione e riportare l'azienda evitando una possibile multa su Fiat. Sì, e parliamo comunque di deal di centinaia di milioni. Ma assolutamente. Questo perché? Perché comunque la struttura di Fiat Chrysler in ambito europeo non ha auto che possono coprire. Sono troppo poche. Cosa però interessante è che invece Fiat Chrysler in ambito americano è un'azienda virtuosa, perché sul territorio americano, nello specifico in California, si ritrova invece a essere a credito di carbon credits. Se non erro è perché aveva sviluppato questa gamma, il SUV, esatto, ce ne hanno già sul terreno diversi, e anche lì poi a ruota tutte le altre aziende come Hyundai, come Toyota, anche loro stanno sviluppando tutto questo, perché proprio per il trattato entro il 2020 devono avere delle top di gamma che siano rispettose per l'ambiente. E questo perché è interessante? Intanto perché ci porta l'attenzione sul fatto che molto spesso non riusciamo a comprendere fino in fondo quale sia il vero business o comunque il guadagno ancillare di alcune aziende. Il caso che ho detto poco prima Ste in realtà è straordinario, perché noi pensiamo a Fiat che ha speso centinaia di migliaia di euro, o comunque una cifra assolutamente importante, vicino alle centinaia, per acquistare carbon credits da Tesla. E Tesla si è incassata questi soldi
dando di fatti dei crediti, dei carbon credits che per loro, cioè, vengono generati pressoché dal nulla, perché comunque Tesla ha un business model essenzialmente elettrico e quindi per forza sarà sempre nella sua storia in estremo guadagno, quindi sarà sempre a credito. E questo vuol dire che per Tesla, una volta che avrà raggiunto il break-even e riuscirà anche ad essere un'azienda che si sostiene con le proprie vendite di autovetture, comunque di tutto il gruppo Solar City e quant'altro, avrà sempre anche un guadagno estremamente importante e noi pensiamo anche sempre più alto anno dopo anno dovuto alla cessione di carbon credits. Verissimo. E inoltre a questo possiamo vedere tutte le varie aziende che prendiamo in considerazione se si stanno adeguando o meno alle variazioni che sono, meno male, un po' imposte dal mondo per il suo livello ambientale e economico. Tipo, stanno facendo qualcosa nel loro business plan per modificare, per andare incontro a queste problematiche? È interessante poi da poter valutare queste cose e unire tutti i vari tasselli, perché unendoli uno si fa un'idea più di larga veduta e comprende, anche se volesse fare degli investimenti nel suo piccolo in ambito finanziario, vuole acquistare azioni di una determinata azienda, sì, no, di qua, di là, questo lo può aiutare per avere una visione veramente ben ampia e ben E completa. questa è un'analisi importante perché io sto pensando a Fiat appunto quando c'è stato questo grande deal per evitare questa multa. E certo, per le case di autovetture è interessante sapere questa cosa, comprendere se di fatti nel proprio parco auto l'elettrico sta andando, sta iniziando ad essere sempre più presente, perché io che voglio acquistare magari azioni di Fiat, facciamo questo caso visto che l'abbiamo appena citato, ecco, posso andare a prenderlo in considerazione perché se so che non sta facendo abbastanza, magari fra qualche anno prende un'altra bella multa e sicuramente il titolo non Esatto. sale, anzi lo subisce un po'. Detto questo e fatte comunque tutte queste considerazioni, possiamo aspettarci che insieme a tutti i trend che abbiamo citato nel podcast precedente, anche quello dei carbon credits sarà, diciamo, senza ombra di dubbio uno dei trend che crescerà di più. Perché da una parte abbiamo le aziende che o si adattano o iniziano ad essere multate, e dall'altra parte invece c'è l'Unione Europea o comunque accordi sovranazionali che di anno in anno hanno deciso, giustamente aggiungerei, di ridurre le emissioni possibili per ogni Stato e gli Stati a loro volta che li devono ridurre, quindi tirare la cinghia alle proprie aziende. E questo immaginiamo che da una parte c'erano aziende che riusciranno velocemente, investendo comunque cifre molto importanti, a innovare il proprio modello di business, e dall'altra parte aziende che non ci riusciranno, o perché no, per scelta di business model, perché hanno fatto i loro financial plan, che decideranno di acquistare sempre più di queste tonnellate di CO2 e quindi a far crescere l'industria. Perché noi quando parliamo di CO2, comunque se lo vediamo come prodotto finanziario, come l'abbiamo scoperto adesso, dobbiamo ragionare con la domanda offerta. Se non ci sono tantissime aziende che iniziano ad acquistare perché le soglie diventano sempre più ristrette e meno aziende che vendono, il prezzo dello CO2 sarà destinato a salire. E oggi dobbiamo pensare, tra l'altro, che iniziano ad esserci, o comunque si sta pensando, si stanno per sviluppare anche prodotti finanziari che vanno a replicare il movimento dell'anidride carbonica, quindi del CO2 e del prezzo che viene utilizzato e preso in considerazione dai vari stati, dalle varie aziende come prezzo fisso per scambiarsi questa CO2 in tonnellate, iniziano ad esistere e si inizia a parlarne anche nella finanza un po' più tradizionale di strumenti derivati per andare a guadagnare da questa crescita. Perciò, se noi ci aspettiamo che questo è un trend che crescerà, anche stare attenti su questo fronte Tenere d'occhio. è molto importante, molto interessante, perché è interessante. Sì, ci possono essere dei risvolti carini e quindi bisogna Noi lo essere teniamo d'occhio, aggiornati. lo teniamo d'occhio. Comunque, siccome l'argomento era molto di nicchia e molto focalizzato, speriamo che sia risultato di tuo interesse, ma soprattutto che ti abbia aperto la Sì, testa e il pensiero a diverse l'obiettivo era opzioni. proprio trasmettere questo, Sì. trasmettere la comprensione del fatto che ci,
ci sono un miliardo di fattori che spesso non prendiamo in considerazione in determinate analisi, e più cose riusciamo a conoscere, più è facile che azzecchiamo o comunque riusciamo a prevedere l'andamento di un investimento. E poi, cioè, ci apre la testa sul fatto che c'è business ovunque, c'è, esatto, davvero, su qualsiasi in cosa. Ogni nicchia scopri che c'è un mondo incredibile, perché dietro questa cosa girano centinaia di milioni, girano miliardi, cioè cifre davvero, sì, importanti. Quindi Hero, se vuoi maggiori approfondimenti, puoi entrare gratuitamente nella nostra community www.investhero.it, lasci la mail, clicchi iscriviti alla community e gratuitamente finirai nel nostro gruppo privato dove potrai chiacchierare di queste cose. Con questa la saga ambientale economica viene conclusa. Sì, magari la riprendiamo in futuro, però sì, insomma, perché questo, no, magari questa micro saga è andata, so che tre episodi importanti, insomma anche molto faticosi da registrare, perché sì, allora, perché prima di tutto serve una coscienza nostra interna per portare fuori tutti questi argomenti, alcuni non sono stati neanche semplicissimi da esporre, però speriamo che quel qualcosa che ti è arrivato nella tua testa possa essere d'aiuto a te, ma anche a tutta la community e anche a tutte le persone che ti stanno vicine, per poter creare e sviluppare un mondo migliore sia in ambito ecosistema, in ambito ambientale, ma soprattutto in ambito economico. Quindi Hero, ci vediamo, o meglio, ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao Hero! Ciao!